Ciao, sono il dottor Asado, oggi facciamo le cotture primitive 2, la seconda parte del video. Sono con Simone. Ciao a tutti. Simone Appoggi, se volete seguirlo su Instagram, vi lascio il link sotto nella descrizione del video. Oggi siamo qui che, visto il successo del video che avevamo fatto tempo fa, se non l'avete ancora visto vi lascio anche il link a quel video nella descrizione, questa volta proviamo a fare del beef jerky, cioè delle fettine di carne di manzo essiccate, affumicate, un po' come si faceva una volta. Abbiamo preparato il fuoco, che è stato fatto in un attimo. Adesso vi faccio vedere come abbiamo fatto. Perfetto. Spiegata. Adesso fire. Fuoco. Da questa mattina che ce l'ho in tasca per farla asciugare. Era molto umido questa mattina. Direi che è andata. L'umidità di certo non aiuta. Spieghiamo un po' cosa faremo. Allora, l'idea qui è creare una base di braccine e un po' di fumo. Simone ha già preparato questa struttura, così dopo mettiamo dei bastoncini su cui mettiamo le fettine di carne, così si affumicano. In realtà cuociono anche un pochino, perché si affumicano, ma c'è anche un po' di calore, si seccano, diciamo, piano piano. È un metodo di una volta per mantenere la carne. Poi non so se lo sapevi, cioè lo usavano anche i gauchos, lo chiamavano charqui, ma soprattutto fatto col sale. Ho letto un po' su internet come facevano, e dicono tagliavano le striscioline sottili sottili di carne e poi dopo la mettevano fra la sella e la pelle del cavallo, e col sudore del cavallo si salava. E quindi si salava col sudore del cavallo, e poi quando si fermavano la toglievano da lì e la pendevano al sole e la facevano seccare pian piano al sole, poi quando andavano in giro di nuovo sotto la sella del cavallo. Per fare questo serve della carne abbastanza magra, non deve essere grassa, perché il grasso è pieno di liquidi e fa più fatica, non si preserva, va male prima. Quindi ho preso una bavetta piccola, quello che da me si chiamerebbe vasio. Poi questa è bellissima. Un peccato da fare, però va bene. Tu che sei l'esperto, cosa dimmi. Faccio? Striscioline lunghe? Sì, qui possiamo tranquillamente andare anche in fibra. In fibra? Sì, possiamo, assolutamente. Mantiene la struttura, a differenza delle cotture nostre normali, dirette o indirette, dove si va in controfibra, qui puoi tranquillamente seguirle, credo. Ok, perché questa è la fibra molto lunga, per così, quindi io faccio striscioline così. Sì. Allora, direi che la prima la facciamo per noi, che la faremo in un altro modo. Da qui, quanto sottile? Così? Sì, può andare, può andare. Ovviamente lo spessore farà poi variare i tempi di disidratazione e di essiccazione. Bellissima, sì. O più sottile ancora? Può andare così. Come dicevi giustamente tu prima, questo era un metodo di conservazione. Noi in questo caso, quest'oggi, con le tempistiche che abbiamo, la utilizziamo come un metodo di cottura, diciamo, quindi va benissimo, ci teniamo l'anima un pelo morbida, verrà fuori abbastanza affumicata ed essiccata, ma all'interno a me piace quell'effetto, brutto da dire, ma un po' chewing gum, no? Cioè, negli Stati Uniti tuttora se la mangiano così, ma se no si usava anche poi rigenerata, mettendola magari in uno stufato, mettendola in acqua. È molto bella quella carne, mamma mia. Eh sì, questo... È un pezzo meraviglioso. Sì, è un Angus dell'Uruguay. Caspita. Guarda che... Sì, questo è un pezzo magrissimo, guarda che venature che ha. È una marezzatura. Ed è magro. Sì, sì, sì. Faccio da valletta. Ma fai, prendi anche te.
Io la mangio così. Ok. Secondo te questo quanto tempo avrà bisogno? Qualche ora? Sì, assolutamente. Vediamo. Io non l'ho mai fatto. Tu hai già provato qualche volta, sì, però sì. Con l'affumicatore o anche così? Con l'affumicatore, ma anche così, sì, anche wild. E ripeto, ovviamente è proporzionale il tempo al risultato che tu vuoi ottenere, diciamo. Se la vuoi particolarmente disidratata e affumicata, bisogna che ne dai lasci molto tempo. Molte, molte ore, sì. Qui io partirei inizialmente subito con poca fiamma e tanto fumo, in modo tale che la carne per le prime ore prende, riesce ad assorbirlo, dopo si satura e non lo prende più. Sì, sì. E poi dopo aumentiamo, tra virgolette, un pochino la fiamma e il calore. Sì. Perfetto. Figata. Hai rotto un bastoncino? Ce ne servono di bastoncini qua adesso. Ti mettiamo un po' di foglie? Sì, sì, vai, saranno umidissime, però piano piano. L'ho affogato subito. Non ci abbandona più. Tutto al primo colpo oggi, no? Poi... eccolo, allora abbiamo fatto la struttura, così dopo mettiamo la pietra, questa che ha preparato Simone, sopra che si scalda. Ecco, intanto ci stiamo preparando la colazione. Ovviamente la troupe deve mangiare, quindi non può essere tutto wild. Ci stiamo preparando gli arrosticini. Il doctor gli è caduto uno spiedino, si è sporcato di foglie, al che ha detto: bene, sapete cosa c'è? Lo pulisco. Ha fatto questo gesto molto più forte e ha, per il bosco, ha sparso tutta la ciccia, così saranno contenti i suoi cagnolini appena arriveranno. Bene, allora calda e calda, vedete che inizia già a bagnare la pietra? Sì, assolutamente, sentite? Non so se si riesce a sentire, ma sfrigola. Sì, eccolo. L'idea secondo me è bagnarla un pochino. Tutta, sì. Tutta, facciamo una bella superficie unta. E poi ci buttiamo, possiamo già provare a buttare i pezzettini di bavetta. Sì, assolutamente. Lasciamolo un po' lì. Eccoci, allora qui abbiamo la nostra piastra di pietra che Simone ha raccolto. Quelle sotto sono pietre di fiume, invece quella sopra no, perché quelle pietre di fiume si spaccano. Infatti una si è già scheggiata, quindi l'altra l'ha cercata un po' sui colli. Adesso l'abbiamo già un po' unto con qualche pezzettino di carne, adesso proviamo a metterci questo pezzettino di bavetta e vediamo se riusciamo a cuocerla sulla pietra. Direi che dal rumore sembra che vada benissimo. Non abbiamo lavato la pietra, quindi sicuramente viene un po' croccante. Sicuramente. Oh, questa si attacca. Ben cotta, è che la pietra non è caldissimissima, quindi fa fatica, non riesce a fare una bella crosticina, sì. Però assaggiamo. Aspetta che ti riprenda. Però buona. È buona? Sa di fango, di fiume? No, no, dai. Assaggia. Ah. Sì. Molto buona. Volete assaggiare, bimbe? Aspetta, assaggiate la carina. Poi è venuta ben cotta perché la pietra non raggiungeva una temperatura altissima da fare una crosticina. Però ancora succosa e morbida. Guarda qui.
anch'io, la voglio. Va bene, vieni. Beh, con l'infiltrazione di grasso ci volevano. Sì. Senza condimento, senza nulla. Senza sale, senza niente. È già buona. È già buona così, sì. Forse abbiamo un'emergenza perché c'è un po' troppa fiamma nel nostro beef jerky. Corriamo. Andiamo. Si vede già che ha cambiato colore, sta facendo questa pellicina esterna e poi gli diamo, aumentiamo un po' il calore in modo tale da poterla mangiare tra qualche ora. Ora siamo, doctor, a 2 ore, giusto? 2 ore 10, 2 ore e un quarto. 2 ore 10 di affumicatura. Buono. È cambiato molto il colore? Eh sì, ma sembra già beef jerky. Sì, sì, ha già tutte le sembianze. Siamo a 2 ore e mezza, adesso stiamo alzando un po' la temperatura e stiamo dando un po' di fiamma, un po' di fuoco, perché se lo facciamo tutto affumicato a freddo ci vorrà una vita. Quindi adesso magari gli diamo un'altra oretta così, sì. Faremo 3 ore, 3 ore e mezza in tutto e dopo vediamo come viene. Intanto abbiamo già assaggiato qualche pezzettino, il gusto affumicato c'è. Cioè, non manca di certo il fumo. Sì, sì, è affumicato anche bello, bello forte. Adesso però vedi come inizia a sgocciolare. Proviamo ad assaggiarle, potremmo lasciarle a cuocere e farle seccare ancora molto di più. Sì, io andrò avanti. Per preservarle bisognerebbe lasciarle molto di più. Però si sta facendo tardi, poi ci sono le bimbe che già sono stanche, quindi direi che le assaggiamo così. Intanto comunque si è essiccato parecchio, vedi che è durino. Sì. Colore, tipo, posso poi dire, il colore molto bello. Poi molto il colore sembra bello. Già quello di beef jerky americano. Assaggiamo? Cin? Vamonos. Cin. Cin. Il fumo, mamma mia. Sono affumicate buone. Affumicate, sì. Mamma mia, che bontà. Vedi dentro quell'effetto che dicevo prima, un po' chewing gum? Sì, sì. Non so se si vede dentro. Guarda. Pur in piccolo si riesce, non so se dalle immagini si vedrà, un pelo di smoke ring. Sì, sì. Ma guarda qui, si vede come è rosso dentro? Speriamo che le immagini rendano giustizia perché... Ma poi su cosa? È rimasta su cosa dentro, ma quello che mi fa impazzire è il fumo e l'effetto fuori... diciamo già asciutto, già disidratato e dentro ha mantenuto i succhi. È buonissima. Ce la mangiamo questa. Questa ce la mangiamo così. È buonissima. Spettacolare. Davvero buone. Ne mangio un'altra. Anch'io. Bisogna che facciamo poi un consiglio ai bastoncini. I tuoi follower e i tuoi... Cioè dovete vedere il colore. Rigida fuori e dentro mantiene i succhi. No, buonissima. Posso dire anche senza sale. Anche senza sale è buonissima. In versione proprio wild, è squisita. Con questa stessa carne, prima per mangiare abbiamo fatto qualche pezzettino sulla pietra, tipo alla piastra. È molto più buona questo. Ma molto più buona. E siamo a esattamente quanto tempo? 3 ore. 3 ore e mezza? No, 3 ore. Tre ore. Sì, sì, abbiamo fatto 3 ore. Buona, buona. Buonissima, la finiamo. Buonissima, davvero. Bene, adesso allora io vado. Tu continui? Sì, ovvio. Tu rimani, continui a essiccarle. Questo è tutto. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale. Se volete seguire Simone, avete il link al suo Instagram nella descrizione del video. Questo è tutto, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Com'è? Papà. Ti piace? Perché però quando si